EnoNews è la giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio, organizzata dall'AIS nazionale per la Sicilia nel territorio di Acireale. Il presidente Camillo Primitera, qui presente con noi, oggi è una giornata importante per l'AIS, per la cultura del vino in Italia e per noi in Sicilia. Si è parlato tanto di eccellenze e di qualità. Cosa ci può dire in merito alla conferenza di oggi? Beh, intanto abbiamo voluto proprio presentare sia l'eccellenza dal punto di vista vitivinicolo, sia per cui i produttori, i migliori vini che nell'anno passato hanno ricevuto i premi più alti, per cui sono stati riconosciuti dai media, dai giornalisti, dagli opinion leader come appunto prodotti di eccellenza. E qui il legame è proprio con la qualità dei prodotti presentati qui in degustazione. Eccellenze perché? Perché crediamo, riteniamo noi come associazione che solo se produciamo eccellenza, solo se comunichiamo eccellenza, sia dal punto di vista del prodotto, sia dal punto di vista della qualità complessiva dei servizi, riusciamo a competere sui mercati. Il convegno, gli interventi del professore Barbagallo e del professore Faraci hanno dimostrato che non basta solo avere un grande territorio, non basta solo produrre un prodotto di eccellenza, se poi non si crea tutta quella filiera, tutto quel sistema che fa sì che questo prodotto sia accessibile e presente dove il mercato lo richiede. Oggi, come nelle altre manifestazioni che si sono svolte in questi mesi, torna sempre il discorso del consorzio, del fare insieme per crescere, sia nei territori dell'Etna e nei vari territori della Sicilia. La Sicilia è ancora indietro in questo. Quali possono essere le strategie che possono far crescere un territorio non solo in Italia ma anche nel mondo? Allora, i dati dicono, se partiamo proprio dal settore vino e agroalimentare in genere, che la Sicilia veramente registra numeri insomma ancora abbastanza minimi, il che da un lato è chiaramente una criticità, dall'altro fa presupporre, fa pensare che ci possano essere margini di crescita importanti. Guardando questi margini di crescita, ecco, cos'è che manca? C'è un problema, che è un problema più di carattere culturale. Noi come siciliani non abbiamo proprio quell'idea, quella mentalità, quella cultura legata allo stare assieme all'impresa o, come veniva prima detto, al consorzio, all'associazionismo. Ecco, forse la strada che si è trovato, lo diceva prima il professore Faraci, è legata a questo contratto di imprese, cioè mettere assieme tante piccole realtà che solo se si mettono assieme possono avere i numeri e possono creare quegli standard di qualità da poter mettere sul mercato. La strada che stanno cercando alcune di portare avanti, di perseguire, e speriamo che questa sia la strada, perché altrimenti sì, sarà eccellenza, ma sarà un'eccellenza in un mercato comunque assolutamente irrisorio, minimo, e che non fa economia su scala e di conseguenza una ricchezza sul territorio tutto sommato abbastanza residuale.